parliamo della Ranking Goalspan Team. Che cos'è la Ranking Goalspan Team? Succede che nel giugno 2022 Goalspan ha un'intuizione, possiamo dire. E qui con noi è Emanuele Laiatici, patron di questo marchio, che ce ne parla di che cosa è successo, di che cosa hanno ideato, in che modo hanno rivoluzionato tutto il sistema delle ranking. E poi vi passeremo a presentarvi questi ragazzi che vedete vestiti dalla testa alla vita, e vedete anche abbigliamento ovviamente per i loro compagni di gara, per i loro cavalli, e cercheremo di capire insieme che cosa ci fanno qui e in che modo altri ragazzi potranno avere questa grandissima opportunità. Emanuele, bentornato e grazie per essere ancora con noi. Parliamo un po' di questa Ranking Goalspan Team. Che cosa è successo? Ovviamente con noi anche Danilo Scagnoli, che ha un po' coordinato il tutto. Allora, grazie. Lo scorso anno a Verona, proprio qua in questo stesso stand, abbiamo lanciato la Ranking Goalspan Team 2022. È stata una nostra idea per favorire i giovani talenti nello svolgimento di concorsi di buon livello in tutto il territorio italiano. Abbiamo selezionato centri concorsi, nostri partner, presso i quali sarà possibile per il prossimo anno, per gli appartenenti alla Ranking Goalspan Team, andare a svolgere concorsi a nostre spese sostanzialmente. Quindi ogni mese abbiamo redatto una classifica sulla base dei concorsi che questi ragazzi hanno svolto durante il mese, e i primi classificati hanno avuto in premio la possibilità di svolgere un concorso a nostre spese presso questi centri. Questo è la Ranking Goalspan Team. Ma non finisce qua, perché già l'anno scorso abbiamo annunciato che alla fine del percorso, cioè oggi, i primi 4 secondi gradi della ranking, i primi 3 classificati primi gradi della ranking e i primi 3 brevetti sarebbero entrati a far parte del Goalspan Jumping Team. E questo è il primo Goalspan Jumping Team. Beh, direi un grande successo, un applauso per questi ragazzi. Danilo, darei a te la parola per raccontarci qualcosa di loro. Tu li conosci? Allora, noi li abbiamo vissuti un po' più sul campo perché li abbiamo selezionati, li conosciamo, li seguiamo di settimana in settimana durante le gare e quindi abbiamo un po' seguito il loro percorso. Ci siamo anche sentiti perché col sistema nuovo dei voucher per partecipare gratuitamente al concorso vinto abbiamo spiegato come funziona, quindi i ragazzi sono stati informati di tutto. La cosa molto molto bella è che si crea una squadra che è disposta a seguire comunque le iniziative Goalspan, e saranno molte per loro, sarà un bel percorso formativo e un percorso pieno comunque di occasioni. Ma la cosa bellissima, Emanuele, è che finisce la Goalspan Ranking 2022 e da oggi parte la Ranking Goalspan Team 2023. Qui a Verona, presso l'Arena Fise, in questi giorni si terranno le ultime selezioni per quest'anno dei ragazzi che faranno parte della Ranking Goalspan Team 2023, e poi dal prossimo mese inizieranno, sulla base sempre delle classifiche e dei risultati del mese precedente, avranno la possibilità nuovamente di vincere concorsi pagati dalla Goalspan. Ecco, chi può partecipare? Perché alla fine tra i ragazzi che ci seguono, diciamo al di là della telecamera, ci saranno sicuramente tantissime persone che si stanno chiedendo: ma come faccio a partecipare? Quali concorsi devo fare? Allora, per partecipare alle selezioni, oramai sono chiuse le selezioni per quest'anno e quindi vedremo poi se prolungare questo progetto o meno. Però adesso coloro che si sono già iscritti alle selezioni, sono già stati selezionati, fanno automaticamente parte del ranking e quindi avranno la possibilità
entrando nel nostro sito, nell'area apposita relativa alla ranking, di andare a vedere le proprie classifiche giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, e vedere come sono messi e se alla fine del mese possono scaricare il voucher per partecipare al concorso. Fantastico. Danilo, direi, tu li conosci, qual è il più loquace che ci può raccontare che cosa ha significato essere parte di questo progetto? Secondo me la più loquace è la bacchetta. No, allora, sono dei ragazzi fantastici e stanno tutti sul pezzo. In particolare Beatrice avrebbe dovuto partecipare alla 124, perché non abbiamo detto che comunque il primo classificato di ogni categoria, speriamo che sia così anche l'anno prossimo, ha vinto la wild card completamente offerta da Goldspan per partecipare alle gare della 124. In particolare Beatrice non ha potuto partecipare anche se aveva vinto la sua categoria, perché ha partecipato quest'anno ai campionati assoluti Young Rider, giusto? E quindi il regolamento non permetteva di partecipare alla 124. Però abbiamo passato la palla alla seconda classificata, che è Ginevra, che quindi ha partecipato oggi alla gara. I ragazzi sono veramente una bella cosa, cioè la gioventù, il fatto di avere questi ragazzi che ti seguono e che comunque seguono un progetto è veramente una bella soddisfazione, e sarà ancora una soddisfazione più grande affiancare i prossimi 10 del 2023. Bene, allora lo vogliamo dire tutti insieme: grazie Goldspan per questa opportunità, grazie per quello che vi è stato offerto e un grosso in bocca al lupo per l'anno prossimo. Dai, tutti insieme, grazie Goldspan. Al 3, 1, 2, 3. No, ragazzi, se lo dobbiamo dire con un po' di enfasi, sennò non serve. Ci devono sentire dall'altro padiglione. 2, 3. Grazie Goldspan. Allora, facciamo una cosa, venite a darci una mano anche voi. L'aiuto da casa? L'aiuto dal pubblico. Ok, grazie ragazzi, un grande in bocca al lupo per quello che saranno i prossimi impegni, e comunque rimarremo molto molto sintonizzati. E dunque questa è stata la Ranking Goldspan Team per l'anno 2022. Ovviamente grandi progetti vi aspettano, e soprattutto li aspettano perché sono loro i protagonisti in campo. Grazie. Esatto, esattamente. Grazie ancora. Grazie a tutti.